Buonasera ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Dopo tutte le live di ieri, dopo l'aggiornamento 14.60 che andrà a chiudere questa stagione e dopo la Coppa Venom che per una sola vittoria ragazzi non siamo riusciti a portarci a casa questa bellissima skin, sono ancora qui per annunciarvi una cosa davvero bella. Seguitemi perché voglio farvi capire per bene cosa accadrà quest'oggi. Un'altra live, un altro mega torneo, sempre Marvel Knockout. Infatti ci troviamo nella sessione competi e guardate, se vado a scorrere sulla destra, che cosa trovo? Esibizione creatori. Ragazzi miei, devo ringraziare tutti quanti voi che mi sostenete ogni singolo giorno. Giorno per giorno questa bellissima famiglia diventa sempre e sempre più grande. Io davvero non so come ringraziarvi. Per questo torneo che ci sarà oggi dalle 18 fino alle 21, Epic Games ha deciso di portare noi. Esatto, non Martex raga, ha deciso di portare noi. Vi voglio tutti quanti a fare il tifo per la Marvel Showmatch Europa. Esatto, un torneo Marvel Europa aperto solamente a 32 content creators. Clicchiamo qui per gli orari, ok, così potete vedere anche voi. Questa sessione inizia tra 15 ore dal momento in cui sto registrando, siamo agitati. È praticamente lo stesso torneo delle skin che avete visto precedentemente sul canale tramite video e live. E quindi che cosa succede? Epic Games ha formato delle squadre, ben 16 duo che si dovranno distruggere con tutti i poteri di ogni supereroe. Ovviamente non sarò solo perché Epic Games ha deciso che per questa mega avventura dovrò essere accompagnato da un duo mate, in questo caso Captain Blazer. Andiamo a cliccare su premi e ricompense e qui chiudiamo gli occhi ragazzi. Prima posizione 24.000 dollari, seconda posizione 18.000, terza 14.000, quinta, anzi migliori 5, 8.000, 4.000 e 2.000. Vabbè raga, torniamo indietro, patch review. Sul serio raga, ci tengo tantissimo a queste cose, quindi sto parlando direttamente con ogni singola persona che guarda questo video. Venite ragazzi, venite in live ad assistere a questo mega evento. Ed a proposito di eventi, con l'aggiornamento 14.60, quindi ultimo aggiornamento ragazzi miei, ultima patch che riceveremo in questa stagione, a quanto pare sono tornati anche i nostri amatissimi scagnozzi. Quindi lo scagnozzo delle ombre e lo scagnozzo degli spettri, guardateli qua. Scrutano l'orizzonte. Vi giuro è una scena super misteriosa, davvero bellissima. Ma mi chiedo, perché è qui? Raga, stan proprio sotto la grotta, alla destra di Corso Commercio. Se volete potete anche venire a trovarli. E sono qui ad attendere qualcosa. Ma secondo voi che cosa? Oramai era da Halloween che non si vedevano. L'ultima volta li ho visti sul molo di Spiagge Snob, sicuramente ricorderete. Ma perché chiama ancora Spiagge Snob Sabbie Sudate? Troppi riferimenti a questa vecchia mappa. Che poi vecchia mappa, credo proprio che questa mini riunione di fronte ai nostri occhi non sia altro che un mega bait da parte di Epic. Nel senso, che cosa vuole al momento la maggior parte della community di Fortnite? Il ritorno alla vecchia mappa. Qui davanti abbiamo gli scagnozzi che osservano il nulla cosmico. Vi chiederete perché mi sto soffermando tantissimo di fronte ad una tale scena? Perché sì, può essere una stupidaggine, può essere un bait, ma la Epic sa ragazzi, sa che cosa vogliamo. O meglio, che cosa volete, io so benissimo in questa mappa. Ma è proprio qui, tramite questa immagine, tramite questo indizio, che si potrebbe ricollegare il tutto al ritorno della vecchia mappa. È una stupidata, lo so raga. Fidatevi, non li avrebbero mai messi così tanto a caso, proprio all'estremo della mappa. Ma poi quando vedo queste immagini pubblicate alle 3 del mattino, io dico, ma siamo seri? Ragazzi, che cosa vedete dietro ai supereroi? Donato Mostarda ha sempre detto che non si potrà tornare, almeno al momento, nella vecchia mappa, ma che il mega evento finale ci sarà. Ed io dietro a quei supereroi che cosa vedo? Dietro Capitan America, dietro Tony Stark e Groot. Ragazzi, ditemi che cosa vedete nel background. Non è il buco nero? Ragazzi, sans il buco nero! Ok, sto diventando troppo euforico, ma raga, un altro buco nero? Spero di no. Che poi alt, evento di fine stagione, dovrebbe esserci secondo i file presenti nelle cartelle di Fortnite tra il 28 novembre ed il 29 novembre, quindi tra sabato e domenica. Esatto, avete capito bene, l'evento di fine stagione è proprio settimana prossima e io vi aspetto in live. L'attivazione del timer invece dovrebbe esserci sabato 21 novembre, quindi tra due giorni. E voi sapete che io non amo assolutamente spoilerarvi tutto l'evento, praticamente non ha senso vedere qualcosa in anteprima se poi possiamo vederlo direttamente in gioco.
tipo. Ma un minimo, almeno una sbriciatina, dobbiamo farla. Perché ieri in live non abbiamo visto nulla oltre a tutti i nuovi file presenti in gioco, raga. Non amiamo gli spoiler. Vi chiederete dov'è Galactus, ragazzi. È scomparso di qua e di là. Ecco come si presenterà qui nel menu principale, nel menu del pass battaglia. Dato che anche le sfide mappa sono cambiate, ragazzi. È sparito il punto esclamativo con il mega cerchio. Riapparirà e sarà proprio vicino Thor. Addirittura si potrà vedere anche dietro i mega schermi, ragazzi. Questi tre schermi che abbiamo sempre nella sessione pass battaglia. Ed osservate invece tra pochissima che cosa potremo assistere in partita. Ok, Galactus era scomparso, ma sta per apparire la sua capoccia tra le nuvole. Io spero che finora il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like ed un ringraziamento infinito a tutti coloro che mi sostengono ogni giorno con il codice creatore Martex nello shop giornaliero. Noi clicchiamo sul negozio oggetti, ragazzi, e vediamo. Questo è lo shop. Oddio. Maggio-giugno 2019. Sono tornati, raga. È tornato tutto il set della Nike. Adesso voglio sapere da parte vostra in greco che cosa significa la parola Nike. Esatto, bel miei. Mamma mia, quanto è bella lei. Raccogli... No, aspetta, ci sono ancora le sfide. È vero, gli stili sbloccabili. Che figata, raga. Comunque, davvero bella collaborazione. Air Jordan, bellissima. Davvero fighissima. E poi è un pacchetto, due skin, 1800... No, che c'entra Rubino? Che cosa vuoi? Stavo dicendo, 1800 V-Bucks, due skin nozze. Ed entrambe con quattro stili selezionabili. Ragazzi, queste due sono le uniche skin, oltre a Travis Scott, ad avere una scarpa Nike. Fantastiche, davvero belle, belle, belle. Il logo poi sul back. Mamma mia! Un super bundle che, ripeto, non usciva da maggio-giugno 2019. Quindi è passato... parecchio. Qui abbiamo Rubino, 1200 V-Bucks di skin. Andiamo, andiamo, andiamo. Affettatrice striata. Apprezzabile come piccone. 500 V-Bucks e poi il deltaplano dei deltaplani. Eccolo qui. Molto semplice, dai, andiamo avanti. Oh, Triceratopa oscura. Nice. E sapete che ieri ho ricevuto anche dei nuovi stili, ragazzi, per i magotti. Esatto, hanno aggiunto i magotti oscuri. Qui vi passo la clip velocemente perché non voglio oscurarvi tutto lo shop. Esatto, a tema oscuro. Andiamo, ossa di dinosauro oscuro. Poi è finito. Ma manca qualcosino, sbaglio. Sotto abbiamo Magnus, una skin della stagione 5 che si va ad affiancare a Ragnarok. I vichinghi sono qui con noi, stagione 5, raga, stagione 5, 2000 V-Bucks per lui. Poi abbiamo Bracer, 800 V-Bucks, bocciata. Spaccator severo, piccone, ragazzi, che non è all'interno del bundle, vabbè. È complicato, a quanto pare sì, vedo. Vabbè. Ma ordinaria miss... Ma perché ogni volta mi si chiude lo shop, raga? Stavo dicendo, ordinaria amministrazione. Ma quante volte lo vogliono droppare nello shop giornaliero, raga? Quante? Scegliete un po'. Ignorantissimo. Sarebbe stato bello attraversamento questo, eh? 200 V-Bucks. Qui abbiamo ancora tutti i set della Marvel. Ogni singola skin che state cercando della Marvel è qui dentro. Ragazzi, questo è lo shop di oggi. Miglior item della giornata, ovviamente, pacchetto Jordan. Noi ci becchiamo questo pomeriggio in live per il mega torneo, ragazzi. Showmatch Europa. Vi aspetto. E nient'altro. Un bel like, una condivisione con tutti i vostri amici. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Come al solito, un bel... Yeah, brothers!